Max, ma visto il periodo, potresti anche fare qualche impasto di Natale, Ok, no? ma chi sono io? Babbo Natale? Eh? Vieni con me, io ho già pronto l'impasto. Andiamo. Eccolo qua. Guardate che meraviglia. Questo è il pan bauletton d'oro. Dici cos'è? È un pan bauletto dentro lo stampo del pandoro. Dice, cosa ci facciamo con questo? Raga, facile facile. Guardate che meraviglia. Scusate, Babbo Natale si deve togliere i guanti, eh. Allora, questo meraviglioso pan bauletto a forma di pandoro, come faremo? Lo taglieremo a stelle e andremo a fare tanti piccoli tramezzini, in modo che a Natale andremo a tagliare e ognuno si prenderà un piccolo tramezzino. Ecco, questa è una presentazione tipo, diciamo, no? Potete condirla come volete, con maionese, quello che volete, possiamo fare i tramezzini. Tagliamo a spicchi e ognuno si prende il suo. Ah, raga, vi devo dare la ricetta. Andiamo. Potete usare qualsiasi tipo di farina, io ho usato una per dolce, un integrale, ho mischiato qualsiasi cosa avevo a casa. Questa è la ricetta originale del mio amico Daniele Veltri, andatela a seguire, dai. Vi lascio il tempo di fare lo screenshot, fatto, fatto, ok, basta. Uè, salva il video e magari manda ai tuoi amici che lo fate assieme, dai. Impastate come vi pare, a mano, in planetaria, io uso una impastatrice a spirale, mettete comunque tutta la farina, il lievito, mescolate bene. Ah no, metteteci anche lo zucchero, mi ero dimenticato. Se ce l'avete il malto, se no niente. Quindi, adesso è la volta buona. Mescoliamo bene, aggiungiamo il latte. Daniele dice, tenetene un pochettino per sciogliere il sale alla fine. Impastate, impastate. Appena lo vedete che si è bello compattato, metteteci il sale. Così, tutta una volta, raga, non vi preoccupate. Adesso metteteci l'ultimo goccio di latte, va, perché se no ce lo dimentichiamo. Impastate un altro po', no assai, poi pigliate il burro e lo mettiamo dentro in tre parti, no tutta una volta. Quando si è assorbito la prima parte mettiamo la seconda e così via. Continuiamo ad amalgamare bene il tutto e dopo lo usciamo dall'impastatrice, raga, lo mettiamo a lievitare. Oh raga, mi sono perso le foto, fatelo più che raddoppiare, no questo aspetta, questo qua è il pandoro vero, aspetta, aspetta. Poi facciamo una palla, lo buttiamo dentro e lo facciamo lievitare così fino al bordo. Questa è la ricetta per 1 chilo, eh. Forno preriscaldato a 200 gradi, mettetelo dentro e seguite la stessa regola del pandoro, raga, circa un'oretta e controllate l'interno che sia a 96 gradi e siete a posto, raga. Ah, per evitare di bruciarlo, io ho messo un po' di carta stagnola sopra a metà cottura. Ah, vedete che non dico bugie, guarda, 96 gradi al cuore, siete a posto, eh. Dopo tagliamo le a stelle, io l'ho fatto troppo grosso, raga, sono un po' maldestro, fatele più sottili, mi raccomando. Questa è una presentazione tipo, diciamo, no? Potete condirla come volete, con maionese, quello che volete, possiamo fare i tramezzini. Tagliamo a spicchi, ognuno si prende il suo.